Nel frattempo, prima di cominciare ad ascoltare anche le interviste live di Pier Giorgio Severini, mi hanno raggiunto, ci hanno raggiunto in studio, li saluto con molto piacere, Alberto Stocco, buongiorno, e Guy de Belair. Sono qui tutti e due perché ieri è stato siglato un gemellaggio importante, un gemellaggio tra due muri, possiamo dire così, anzi dobbiamo dire così, no? Vero esatto. Alberto? Sì, dobbiamo assolutamente dire così. Parliamo del muro di Granmò e del muro del muro di Cadelpoggio. Di Cadelpoggio, che è uno dei simboli del... Allora, il muro di Cadelpoggio, salita simbolo della terra del Prosecco, uno dei nostri punti fiori all'occhiello della nostra regione Veneto. Siamo ubicati a pochi chilometri da qua, proprio dalla farra dal Pago, dove oggi c'è la partenza, e con Guy de Belair, che era in rappresentanza della regione delle Fiandre, abbiamo raggiunto questo accordo, dove di solito abitualmente due muri dividono, in questo caso creano un'unione per la promozione del nostro turismo, della nostra cultura e anche degli aspetti economici dei nostri territori. Ecco, con Guy, che adesso gli facciamo fare anche due parole, eccoci, ci darà un po' la visione anche da parte belga di quello che è questo accordo, che è stato il primo e speriamo che sia il lungo di una grossa serie di accordi internazionali che ci legheranno appunto attraverso i muri a questi legami sportivi. È stato anche approvato dai ministeri degli esteri, quindi un legame molto forte e ben voluto da tutti quanti. Un muro che, Marzio, tu conosci benissimo, no? Sì, certo, in quel senso l'ho tenuto battesimo, nel senso che penso uno dei primi ciclisti a percorrerlo, è veramente dove il Prosecco incontra il mare, no? Cioè, le giornate belle si vede il mare, posto unico e anche dal punto di vista ciclistico allenante. Guy, how the significance of this twins, questo gemellaggio, qual è il significato di questo gemellaggio? Cosa vuol dire per il Belgio e cosa vuol dire per le Fiandre questo muro? Well, 2 years ago I was commissar in the Giro d'Italia. And due anni fa sono stato commissario di gara al Giro d'Italia. And I discovered Cadelpoggio during one stage. E durante una tappa ho scoperto Cadelpoggio. And because I live on the Muir of Gerardsberg in Gramo, it was a good opportunity to have a gemellaggio between the two murs. E siccome lui vive proprio accanto al muro di Gramo, è nata l'idea di questo gemellaggio. Yes, and so today we are here for the gemellaggio and it's very well passed. Allora, e oggi sono qua appunto per il gemellaggio. Il gemellaggio che ricordiamo è stato siglato formalmente ieri. Cosa succederà adesso, Alberto? Allora, adesso tutte le amministrazioni che sono state firmatarie di questo accordo tra quindi San Pietro di Feletto e Gerardsberger, la Federazione Ciclistica Italiana e la Federazione Ciclistica Belga, si sono impegnate, naturalmente ieri erano presenti tutti i massimi esponenti di questi organi, si sono impegnati per lo sviluppo del turismo e della parte culturale e economica attraverso il grande strumento che è il ciclismo. Il Giro d'Italia ha scoperto Cadelpoggio nel 2009, come ricordava Marzio, e da allora è stato un crescendo di occasioni per tutto il nostro territorio. Oggi il Prosecco è conosciuto a livello mondiale e questo ha fatto sì che insieme alle grandi attrattive delle Fiandre, quindi del Giro Belga, riusciamo a stringere dei rapporti internazionali molto importanti. Prima di salutare tutti e due, volevo fare un'ultima domanda a Guy, visto che è stato commissario, visto che è grande esperto di ciclismo. What do you think about this Giro? Who's gonna win? Cosa pensi del Giro e chi lo vincerà? It's difficult to say, but I think Valverde is very good. If he can go over the mountains, I think he will be a big candidate for the win. E naturalmente Giro. Se Valverde riuscirà a superare indenne le montagne, potrebbe essere un candidato del Giro. And what do you think about Jungels? Jungels, tell me about Jungels. Well, he's so, young. Now we are discovering Jungels. Yes. So I think Lefebvre did a good. He bought him. So it's very important that a young rider can discover the Giro. But I think he's a little bit too young to win. Maybe a top 10, it's possible. I hope he will be closer to the leader, but. He's maybe a little bit too young for that for the moment.
Allora, gli ho chiesto ovviamente, gli ho chiesto cosa pensa di Bob Jungels, perché noi lo stiamo scoprendo, è un corridore molto giovane e lo stiamo scoprendo. La risposta da davvero esperto di ciclismo, non Marzio, ha detto forse ancora un pochino troppo giovane per vincere il Giro, è sicuramente tra i top 10, finirà sicuramente tra i primi 10, ma forse ancora un po' troppo acerbo. Sì, la gioventù porta anche un piccolo difetto di esperienza nella gestione di quelle sono le forze, e comunque oggi il primo vero suo esame sulle alte montagne, grandi montagne, quindi vediamo oggi come risponderà. Ieri è andato un pochino in difficoltà, piccolissime tifose al seguito del Giro. Allora noi ci fermiamo, intanto ringrazio Alberto Socco di Castelpoggio, grazie, thank you so much a Guy de Belair, e in bocca al lupo per questo gemellaggio. Grazie. Ovviamente ci ritroveremo il prossimo anno sul muro di Castelpoggio e sul muro del Grammont, che in fiammingo suona con una pronuncia incredibile e io non sarei mai capace di pronunciarlo in fiammingo. Ci accontentiamo di Grammont. Grazie. Una piccola pausa e poi torniamo, perché dobbiamo ancora farvi sentire la voce dei corridori alla partenza della tappa numero 14 da Farra dal Pago a Corvara in Badia, 210 km su e giù per le Dolomiti. Rimanete con noi.